Cinefili, si chiama Piccolo Grande Cinema, comincia stasera a Milano la 10ª edizione, 21 i film in anteprima. La luce che vibra del proiettore è una cosa a cui non sono abituati e che li colpisce sempre tantissimo. Dietro il grande schermo tanto da scoprire per i piccoli cinefili che stasera trascorreranno la notte al MIC, Museo Interattivo del Cinema. Un'avventura tra proiettori, cineprese e le 25.000 pellicole conservate sottoterra nel più antico archivio cinematografico italiano. Al via Milano, Piccolo Grande Cinema, da stasera al MIC allo spazio Oberdan. La 10ª edizione ha per tema la felicità. La segue il piccolo Spirù come possibilità di seguire il proprio talento nel lungometraggio di Nicola Barì, ispirato all'omonimo fumetto, che apre la rassegna all'Oberdan. 21 in tutto le anteprime fino al 12 novembre, tra cui segnaliamo domani ad Altezza d'Occhi di Joachim Dolhoff, vincitore del più importante premio cinematografico tedesco come miglior film per bambini, e La signora dello zoo di Varsavia di Niki Caro con Jessica Chastain. Domenica La Melodie dell'algerino Rafid Hamid, protagonista un insegnante di violino che ritrova la gioia di vivere grazie ai suoi studenti. Alle proiezioni si affiancano concorsi, laboratori e il lancio del cattivissimo MIC Club per ragazzi tra 11 e 14 anni. Darà accesso alle attività che organizzeremo una al mese da gennaio in poi per visitare musei di cinema, vedere film insieme, fare esplorare un po' il mondo della regia, della recitazione, divertendoci con i ragazzi. Domani